Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i colleghi collegati. Benvenuti al quinto incontro del corso di alta formazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati insieme all'Ordine dei Dottori Commercialisti sulla responsabilità amministrativa derivante da reato in relazione alle società. E in questa sessione, che segue tutte quelle precedenti che hanno introdotto il tema e hanno affrontato argomenti specifici, ci occupiamo delle misure cautelari, delle misure cautelari relative alle società. È un tema particolarmente attuale e importante, ma che desta significative problematiche nell'ambito applicativo e poi nell'ambito ermeneutico delle norme in vigore. E oggi avremo gli interventi dei colleghi Paolo Gemelli, Silvia Fracazzi e Federica D'Angelo. Ma senza perdere tempo e recuperare il ritardo di partenza, do subito la parola al dottor Carlo Ravazzin in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Grazie. Ringrazio il consigliere Gomi, ringrazio il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Siamo al quinto incontro del corso di alta formazione. Oggi tratteremo prevalentemente profili legali perché attengono prevalentemente ai temi dei profili processuali, delle misure cautelari e delle sanzioni. E quindi noi commercialisti e aziendalisti siamo molto interessati a conoscere queste materie anche perché sono meno di nostra conoscenza e però sono molto rilevanti nell'ambito delle nostre attività di controllo e di vigilanza che normalmente eseguiamo nelle varie società di capitali. Per cui anch'io porto anche gli indirizzi di saluto del Presidente dell'Ordine dei Commercialisti Giovanni Calì che non si è potuto collegare. Ringrazio l'Ordine degli Avvocati e lascio la parola ai relatori per iniziare le attività. Grazie, prego, Don Vincenzo Comi. Mi sentite adesso? Sì. Mi sembra che questo corso di alta formazione oramai sia entrato nel vivo degli argomenti e dei temi di dibattito e di approfondimento, che sono temi che, dico francamente, riguardano sia il nostro ceto, quindi gli avvocati, che sono utilissimi per un approfondimento ermeneutico, interpretativo delle norme. Dall'altra parte, però, mi fa piacere aver constatato anche una significativa partecipazione dei colleghi, dei commercialisti, che hanno preso atto dell'importanza di confrontarsi e di creare una sinergia con gli avvocati per poter, nel migliore dei modi, realizzare l'obiettivo di una difesa effettiva nel processo per quanto riguarda la posizione delle società. Società che fino adesso sono 20, oltre 20 anni dall'entrata in vigore di questa norma, di questa normativa. Prima era una normativa quasi inimmaginabile per il nostro sistema, ma che via via andando avanti nel corso del tempo, ha sempre maggiormente inciso nella organizzazione giudiziaria e nell'applicazione del diritto. Però ancora non ha raggiunto quegli standard che ci consentono di avere un approfondimento e un'applicazione omogenea sul territorio, un'applicazione chiara nel sistema normativo e un'applicazione di prevedibilità dell'efficacia e delle conseguenze dalla contestazione della normativa alle società in relazione alle fattispecie di reato. E sicuramente un tema particolarmente spinoso è quello delle misure cautelari prima della definizione del procedimento, ma che incidono macroscopicamente sulla libertà di esercizio dell'attività commerciale e poi creano da una parte dei pregiudizi drammatici, se non definitivi, nei confronti di una impresa. Do subito la parola al collega Paolo Gemelli, che
che introduce il tema delle vicende processuali, quindi dal punto di vista processuale delle regole, delle misure cautelari, e nello stesso tempo del tema del giudizio abbreviato che possa coinvolgere le società. Grazie. Grazie Vincenzo, ringrazio il collega Vincenzo Gomi, ringrazio il dottor Avazzin. Ritengo che l'Unione faccia la forza, soprattutto in questo caso. La responsabilità degli enti, la responsabilità amministrativa degli enti per fatto reato, ha un impatto molto rilevante, come diceva Vincenzo, sulla vita aziendale. Ma oltre che uno strumento organizzativo, è anche un modello, è anche uno strumento processuale, perché tutto quello che dal punto di vista sostanziale noi poniamo in essere all'interno dell'azienda come presidio organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati, noi ce lo ritroveremo prima o poi, non sempre, ma in molti casi all'interno del processo, dove questi presidi organizzativi saranno chiamati, saranno utilizzati dalle parti in causa, quindi dal pubblico ministero e dall'ente imputato, per da una parte accusare l'ente di omessa organizzazione, di mancata organizzazione, e dall'altra invece per dire l'ente era organizzato in maniera sufficiente. Quindi le sinergie, queste competenze sono assolutamente indispensabili, però soprattutto dal punto di vista di noi avvocati, vederlo come mero strumento organizzativo è limitativo, perché lo sbocco che poi con una visuale opposta, cioè da quella processuale a quella sostanziale, acquista rilievo, è quella appunto la dimensione processuale. E quindi farò una brevissima prima introduzione su tutti quelli che sono gli aspetti, una disamina, diciamo, generale del procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti da reato, ma soprattutto di quelli che sono i suoi rapporti con il procedimento a carico della persona fisica autrice del delitto presupposto, e poi mi soffermerò su quelle che sono le specificità del rito abbreviato. La disciplina, il procedimento di accertamento della responsabilità degli enti è contenuta, come ben sappiamo, nel decreto legislativo del 2001, dove poi lo chiamerò soltanto decreto, negli articoli da 34 fino alla fine, fino all'ultimo articolo, che è l'85, questo, diciamo così, come l'hanno chiamato sia Cordero sia il presidente Fidelbo con una felice intuizione, il microcodice, il cosiddetto microcodice di procedura penale delle aziende. L'articolo 34, che è l'articolo con cui si apre la disciplina degli aspetti processuali, dispone che nel processo all'ente si osservino, oltre alle norme contenute nel decreto, quindi il cosiddetto microcodice, le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili. Quindi abbiamo visto che si applicheranno in via sussidiaria e in quanto compatibili. Quindi le norme che in particolar modo dovranno essere applicate al processo degli enti saranno quelle contenute agli articoli da 34 a 85, quello che dicevo io, il cosiddetto microcodice di procedura penale. Quindi abbiamo che il microcodice prevale sulle disposizioni del codice di procedura penale, che sono applicabili in via sussidiaria e in quanto compatibili. La differenza sicuramente più eclatante, quella che salta immediatamente all'occhio, contenuta nel microcodice, ormai lo chiamerò così per tutta la relazione, è il potere attribuito al PM di archiviare in autonomia, quindi autonomamente, il procedimento a carico dell'ente. Questa è una disposizione prevista e contenuta nell'articolo 58 del decreto. Non solo, per andare, diciamo, veloce, sono sicuramente applicabili al processo all'ente, faccio solo riferimento a quelli che sono gli aspetti più importanti, l'articolo 415 bis, quindi avviso o conclusione delle indagini preliminari e la relativa sanzione processuale, le norme che disciplinano i mezzi di ricerca della prova, e l'articolo 358, che come sapete impegna il pubblico ministero
a individuare anche gli elementi di prova oltre che a carico anche a supporto dell'indagato. Poi le norme che disciplinano le investigazioni difensive, sicuramente non ci sono problemi per la loro applicazione. Le norme che disciplinano il giudizio immediato, che come vedremo però non è disciplinato dalle disposizioni che prevedono i riti alternativi nel microcodice del processo all'ente. Sono sicuramente applicabili anche le norme che disciplinano l'interrogatorio dell'indagato, in quanto lo sapete che il rappresentante legale dell'ente può sicuramente essere sottoposto all'interrogatorio e, nell'interesse dell'ente, può anche avvalersi della facoltà di non rispondere. Da ultimo, e con riferimento alle misure cautelari di cui si occuperanno le colleghe che parleranno di me, dopo di me, un principio generale è quello che il giudice non potrà applicare all'ente una misura cautelare più grave di quella richiesta. Quindi abbiamo dei principi generali dal punto di vista processuale previsti nel codice di procedura penale che sono sicuramente applicabili al procedimento penale, al giudizio nei confronti dell'ente. Un ulteriore elemento che mi viene in mente è quello dell'individuazione del giudice competente. Il giudice competente per l'ente imputato di un illecito amministrativo è individuato per derivazione rispetto a quello del reato presupposto, in base a che cosa? In base a quelli che sono i criteri codifici di individuazione della competenza per materia, per territorio e per connessione. Ma c'è una particolarità specifica di cui vi voglio parlare. Voi sapete che c'è l'articolo 8 del decreto che qualifica la responsabilità dell'ente come autonomo. Quindi articolo 8, autonomia della responsabilità dell'ente. Quindi che cosa significa questo? C'è un problema, nel caso ci potrebbero essere dei casi, delle situazioni in cui l'autore del delitto presupposto non è individuato, oppure perché è rimasto ignoto, oppure non è imputabile, oppure il reato presupposto si è estinto. Come si attribuisce come si individua, scusate, meglio, la responsabilità dell'ente in questi casi in cui, ad esempio, l'autore del delitto presupposto è rimasto ignoto? Sicuramente si continuano ad applicare le norme di cui vi ho detto prima, cioè sempre è competente il giudice, che sarebbe in teoria competente per l'autore del delitto presupposto della responsabilità degli enti. E un altro principio generale che caratterizza e qualifica il processo all'ente è quello del simultaneus processus, perché noi sappiamo bene che perché inizi un procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo è necessario naturalmente che sia stato, e perché possa essere attribuita una responsabilità all'ente, è necessario che un reato sia sempre commesso da parte di una persona fisica, quindi ci sarà un procedimento penale a carico della persona fisica autrice del delitto presupposto, che verrà svolto unitamente, il cosiddetto simultaneus processus, con riferimento a quella che è la posizione processuale della persona giuridica. Tale riunione è obbligatoria, nel senso che i due procedimenti dovranno andare di pari passo, a meno che ci sono naturalmente delle eccezioni. Queste eccezioni sono contenute nel secondo comma dell'articolo 38, poi vedremo con particolare riferimento allo giudizio abbreviato ci potranno essere anche in quel caso delle eccezioni particolari. Ma noi sappiamo che per riunire, quindi la riunione obbligatoria, per riunire due procedimenti penali, sappiamo bene, due diciamo così per modo di dire, è necessario che vengano rispettate le norme contenute nell'articolo 17 del codice di procedura penale, cioè due procedimenti possono essere uniti naturalmente alla presenza di determinati presupposti quando pendono nello stesso stato e grado. Ma quindi l'articolo 17 del codice di procedura penale che prevede questa regola generale, l'articolo 38 del codice di procedura penale che prevede
tranne che al secondo comma, la trattazione congiunta delle due leggi di Camere sono compatibili. Sicuramente l'interprete dovrà fare una verifica della compatibilità di queste due norme caso per caso, cioè perché devono sicuramente essere nello stesso stato e grado del giudizio. Questo ve lo dico per quale motivo. A me è capitato un paio di volte che, ad esempio, il processo a carico della persona fisica o autrice del delitto presupposto e della persona giuridica iniziano insieme, però poi, adesso io ho fatto delle questioni preliminari come difensore dell'ente, sono state accolte e intanto il processo a carico della persona fisica è andato avanti. Anche nell'udienza successiva la stessa cosa, il giudice ho proposto ad ulteriori questioni preliminari, intanto il processo a carico della persona fisica andava avanti, il processo a carico della persona giuridica restava fermo in attesa della risoluzione da parte del giudice sulla risoluzione di queste questioni preliminari. Mi è capitato anche un ulteriore caso in cui, ad esempio, il reato a carico della persona fisica si è prescritto e quindi il processo continuava esclusivamente a carico della persona giuridica. Voi sapete che senza riprescrivere, se l'azione penale viene esercitata nei 5 anni, l'azione amministrativa, diciamo, chiamiamola così, nei confronti della persona giuridica non si prescrive mai. E devo dire che in quel caso mi trovavo al Tribunale di Napoli, è stata una situazione abbastanza particolare perché il presidente del Tribunale non si rassegnava al fatto di dover continuare a fare un processo soltanto nei confronti della persona giuridica. Mi chiedeva in continuazione: ma voi è sicuro che non è prescritto nei confronti della persona giuridica, presidente? Purtroppo dobbiamo farlo per forza, e quindi questo a conferma di quello che diceva prima l'avvocato Comi, che pur se è da oltre 20 anni che il decreto legislativo è entrato in vigore, ancora vi è una applicazione a marchio di leopardo che soprattutto nello svolgimento dei procedimenti penali vede un'applicazione non molto omogenea del processo all'ente. Ma vediamo quali sono, a mente del secondo comma dell'articolo 38, i casi in cui vige una separazione obbligatoria dei procedimenti. Sicuramente quando il procedimento penale a carico dell'ente è della persona fisica autrice del delitto presupposto è sospesa ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale, che sono i casi di incapacità dell'imputato. E questo perché? Per evitare che il procedimento a carico della persona giuridica resti sospeso sine die, perché là sino a quando non viene meno quell'incapacità a partecipare al giudizio il processo resta sospeso. Un altro caso di separazione obbligatoria è quella provocata dall'anticipata definizione del procedimento a carico dell'autore del delitto presupposto, ad esempio con giudizio abbreviato, il patteggiamento, oppure con la sospensione del procedimento commesso alla prova, ovvero con l'emissione del decreto penale di condanna. Naturalmente questa regola, nei limiti in cui è possibile, perché la messa alla prova ad oggi sembrerebbe ancora non applicabile alla persona giuridica, anche se ci sono dei contrasti soprattutto dei giudici di merito, ci sono più giudici di merito che supportano tale possibilità. Allora, anche nel caso in cui sia uno solo dei soggetti fisica, persona fisica, persona giuridica, sceglie un rito alternativo, allora si procederà ognuno per i fatti propri. Un'altra situazione del processo all'ente che può interferisce col processo della persona fisica, che interferisce nel processo all'ente, è sicuramente l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'autore del delitto presupposto, perché voi sapete, se manca una condizione di procedibilità come ad esempio la querela, non si può procedere nemmeno a carico della persona. Ma l'ente come partecipa a questo, a,
al procedimento penale. Sappiamo bene che l'ente partecipa al processo penale attraverso il proprio rappresentante legale, che si deve costituire ai sensi dell'articolo 39 del decreto. Poi ci saranno, presumo ne parleranno le colleghe che parleranno dopo di me, con riferimento, ci sono delle particolarità nel caso in cui, ad esempio, il riesame può essere proposto anche dal difensore dell'indagato non munito di procura speciale, nel caso in cui questa intervenga in fase cautelare prima della notifica dell'informazione di garanzia, cioè nel momento in cui l'informazione di garanzia è rappresentata, ad esempio, da un decreto di perquisizione. È sequestro. Naturalmente l'ente non potrà stare in giudizio attraverso, per mezzo del proprio rappresentante legale, che sia pure autore del delitto presupposto, e questo per evitare che ci troviamo di fronte a situazioni di incompatibilità. Tale incompatibilità si estende anche a chi? Anche ai difensori della persona fisica autrice del delitto presupposto, anche se in questo caso non è automatico, nel senso che bisognerà valutare caso per caso se effettivamente sussiste un'incompatibilità del difensore a rappresentare la persona fisica autrice del delitto presupposto e la persona giuridica. Ma che cosa succede quindi se l'ente... se la persona fisica rappresentante legale dell'ente autrice del delitto presupposto? Succede che l'ente ha, per costituirsi in giudizio senza l'articolo 39 e quindi potenziare al giudizio, dovrà o nominare un nuovo rappresentante legale, oppure potrà nominare un procuratore speciale ad litem, quindi una procura speciale ad hoc per partecipare al giudizio. Conferimento di questa procura speciale ai sensi dell'articolo 39, appunto questa norma, l'articolo 39 del decreto, richiama l'articolo 100,1 del codice di procedura penale. Quindi il difensore munito di procura speciale potrà compiere o ricevere tutti gli atti del procedimento riservati all'imputato, con eccezione di quelli personalissimi. Quali sono quelli personalissimi? Parlo a colleghi, quindi sapete benissimo che nel momento in cui il procuratore, il difensore e anche procuratore speciale, come avviene nella maggior parte dei casi, e debba esercitare un diritto personalissimo dell'ente, come quello ad esempio di chiedere la definizione del procedimento attraverso il rito abbreviato, procura speciale fornita senza l'articolo 39 non è sufficiente per chiedere il rito alternativo, ma dovrà essere fatta una procura speciale ad hoc, quindi che contenga questa disposizione da parte del rappresentante legale dell'ente, o quantomeno nella procura speciale che viene conferita per la costituzione senza l'articolo 39 dovrà essere già originariamente conferito al rappresentante legale, al procuratore speciale, il potere di scegliere una definizione alternativa al procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa derivante da reato. Un'altra ipotesi molto rilevante da richiamare è quella dell'articolo 42, che si occupa delle vicende modificative dell'ente. Perché potrebbe succedere che nel corso del procedimento penale ci sia una fusione, scissione o una vicenda giuridica che modifica l'ente. In questo caso l'ente risultante da quell'operazione giuridica si dovrà ricostituire ai sensi dell'articolo 39, e questo aspetto, come vedremo brevissimo, è molto rilevante in particolare nel caso in cui l'ente costituito opti per un rito alternativo, che dovrà essere questa, se l'ente è derivante dalla trasformazione non si costituirà, ci sono delle norme che disciplinano l'effetto del prosieguo del giudizio anche nei confronti del soggetto che derivi da questa trasformazione, fusione o scissione. Ma veniamo, mi dispiace, ho perso un po' di tempo. Ah, l'ultima cosa,
naturalmente nei confronti dell'ente non è possibile, perché c'è stato un forte contratto giudiziario soprattutto tra i giudici di merito, la costituzione di parte civile. Non mi occupo delle misure cautelari di cui si occuperanno le colleghe, ma veniamo al giudizio abbreviato. Come sapete, il giudizio abbreviato è uno di quegli aspetti del processo che ha subito a seguito della riforma Cartabia alcune modifiche molto importanti, ad esempio con riferimento al parametro di ammissione all'integrazione probatoria, che ha avuto da ultimo una modifica nel marzo del 2024, e poi un'ulteriore riduzione di pena nel caso in cui, a seguito di sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato, non venga impugnata la sentenza, un ulteriore sesto. Con riferimento al processo all'ente, anche se la legge delega non faceva espresso riferimento, non faceva nessun cenno ai procedimenti speciali, nella sezione sesta e il capo terzo del cosiddetto microcodice vengono disciplinati tre procedimenti speciali, che sono l'articolo 62, il giudizio abbreviato, all'articolo 63 l'applicazione della sanzione su richiesta delle parti, all'articolo 64 il procedimento per decreto. Nel caso in cui questa scelta a favore del rito abbreviato venga compiuta, ad esempio, come questo è quello che vi dicevo prima, da parte solo della persona fisica o da parte solo della persona giuridica, sicuramente non si applicherà la regola del simultaneus processus, ma si procederà separatamente da una parte per la persona fisico-giuridica che scelta il rito abbreviato e dall'altra invece si proseguirà col rito ordinario. Ma la cosa particolare dell'articolo 62 che disciplina il rito abbreviato è che, nonostante la norma di apertura del microcodice che fa riferimento in quanto applicabili alle norme del codice di procedura penale, l'articolo 62 ribadisce, qualora nel caso in cui si ritenesse non sufficiente quello contenuto nell'articolo 34, che le norme che si applicano in quanto applicabili all'articolo dell'accorgimento abbreviato, le norme del codice di procedura penale, quindi non ritiene che sia sufficiente il richiamo in quanto compatibile con al fatto dell'articolo 34, ma ribadisce, quindi sicuramente si applicano con questo rafforzamento di questa indicazione da parte del microcodice, che la norma contenuta nell'articolo 438 seguenti del codice di procedura penale, naturalmente, è in quanto compatibili. Se manca l'udienza preliminare, si applicheranno naturalmente l'articolo 555, 557 e 558, che, come ben sapete, riguarda la trasformazione in giudizio abbreviato del giudizio direttissimo e del procedimento per decreto. Ma ci sono delle caratteristiche specifiche, proprio per questo ho voluto parlare del giudizio abbreviato, che caratterizzano e che distinguono il rito abbreviato nei confronti dell'ente dal rito abbreviato nei confronti della persona giuridica. Le differenze principali sono due. Prima di tutto, la riduzione premiale di quell'articolo 442 è realizzata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria. Questa è quella, diciamo, meno importante, però è necessario dirvelo. Quella più importante, invece, qual è? Il giudizio abbreviato, dice l'articolo 62, non è ammesso se per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. Quindi, il comma 4 dell'articolo 62, e poi vedremo i paralleli col processo alla persona fisica, esclude che l'ente possa richiedere il giudizio abbreviato quando si procede in relazione a un legge amministrativo per il quale sia prevista una sanzione interdittiva in via definitiva. Quindi è perché la stessa relazione al decreto che ci dice che questo dare questa possibilità non sarebbe altro che consentire una modifica genetica della sanzione. Perché? Perché il legislatore ha voluto escludere dal mondo giuridico la società
responsabile in maniera considerata responsabile definitivamente di un reato di un illecito amministrativo dipendente da reato molto grave, tanto da poter escluderla definitivamente ancora una volta dal mondo giuridico. Ma qual è il problema? Si pone un problema concreto con cui ci siamo spesso confrontati noi avvocati nell'ambito del procedimento penale, che questa disposizione contenuta nell'articolo 62 sembra fare riferimento a che cosa? Alla situazione in cui in astratto sia prevista che cosa? La sanzione interdittiva. Quindi, perché la norma dice è prevista l'applicazione. Quindi, quando come pena edittale vi è, chiamiamola così, vi è la sanzione interdittiva in via definitiva, allora non può essere applicato, non si può ricorrere, non può essere il giudice non può approvare, non può convalidare la scelta dell'imputato persona giuridica. Tale interpretazione non solo appare suffragata da che cosa? Dal fatto che l'articolo, il terzo comma dell'articolo 63, che disciplina il cosiddetto patteggiamento, fa riferimento invece a che cosa? All'impossibilità di procedere all'applicazione della sanzione su richiesta delle parti nel caso in cui si ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva. Quindi vedete, l'articolo 62 dice quando è prevista. L'articolo 63 che disciplina il patteggiamento invece fa riferimento alla sua applicazione in concreto. Quindi ciò significa che la possibilità per l'ente di accedere al rito abbreviato dipende dall'imputazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 58 del microcodice. Sulla base di questa contestazione il giudice dovrà valutare la possibilità di ammettere o meno il rito abbreviato. Il problema qual è? Che le sanzioni interdittive in via definitiva non formano una categoria astratta per determinate sanzioni, ma non sono altro che cosa? Che è un'evenienza che deve essere valutata ex ante dal giudice, dovrà mettere il rito alternativo da parte del giudice, che però questa evenienza prevede, necessita delle situazioni che sono accertabili solo successivamente, solo con la prosecuzione del giudizio del procedimento. Al contrario, il decreto all'articolo 16 prevede che cosa? Delle sanzioni in via definitiva. Questo sì, l'articolo 16. E le prevede al verificarsi di determinate specifiche sanzioni. Quindi il giudice, investito della richiesta di definizione attraverso il rito abbreviato, dovrà svolgere una valutazione prognostica sul futuro comportamento dell'ente. C'è un'altra situazione. Come vi ho detto, l'articolo 16 disciplina il caso che in determinate ipotesi è obbligatoria l'applicazione della sanzione definitiva, interdittiva definitiva. Ma anche in questo caso non pensiate che il giudice è obbligato e quindi non può fare a meno di non ammetterlo. Anche in questo caso il giudice dovrà valutare, ad esempio, se la società l'ente, una sua unità organizzativa sia stata destinata unicamente o prevalentemente alla commissione di un determinato reato. Quindi il giudice anche in questo caso non dovrà valutare se nel caso di specie sia prevista una sanzione in via definitiva, ma dovrà valutare se sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione in via definitiva. Quindi il giudice dovrà di volta in volta valutare queste situazioni. Però come nei confronti della persona fisica, possiamo anche fare un parallelo, ci saranno delle situazioni in cui la valutazione prognostica ex ante posta in essere dal giudice potrà essere smentita dall'esito del giudizio, sia nel caso in cui il giudice abbia considerato ammissibile il rito abbreviato, sia nel caso in cui il giudice abbia negato l'accesso al rito abbreviato.
Che cosa succede? Qual è, secondo me, con riferimento all'impresa illecita, quindi nel caso che è il caso in cui è obbligatoria la sanzione in via definitiva? Ad esempio, quando noi ci troviamo in una situazione del genere, oppure anche nel caso in cui sia prevista l'applicazione di una sanzione in via definitiva, si potrebbe presentare una richiesta di rito abbreviato unitamente a un modello organizzativo. Quindi noi ci troviamo di fronte, mettiamo il giudice nelle condizioni di fare una prognosi sul futuro comportamento dell'ente sulla base dello strumento organizzativo che noi forniamo prima della, anche se non ancora ha modificato il suo comportamento, sicuramente potrà avere tutti gli elementi dai quali desumere, fare una prognosi favorevole a un comportamento dell'ente che gli consenta la non applicazione del rito, la non applicazione della sanzione in via definitiva e quindi l'accesso al rito abbreviato. E quindi un altro elemento molto importante è che sembra creare una frizione notevole tra il codice di procedura penale e il microcodice è quella del contrasto, diciamo, del mancato coordinamento tra l'articolo 17 con l'articolo 62 e l'articolo 17 dello stesso decreto. Perché, come voi ben sapete, l'articolo 17 disciplina che cosa? Quelle che sono le misure attraverso le quali che possono essere adottate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, attraverso le quali l'ente imputato pone in essere che cosa? Il risarcimento del danno o le restituzioni, che abbia eliminato le carenze organizzative e ha messo a disposizione il profitto conseguito per evitare l'applicazione delle misure cautelari in via delle misure interdittive. Ora, perché si dice che c'è questa frizione, questo contrasto? Perché le cadenze temporali per il rito abbreviato può essere richiesto fino alla conclusione fino alla presentazione della conclusione dell'udienza preliminare. L'articolo 17 può essere invece utilizzato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Allora, che cosa succederà? Che in alcuni casi la persona giuridica imputata sarà spinta a non chiedere l'abbreviato perché ancora non è pronta agli adempimenti con l'articolo 17 e quindi il mancato coordinamento tra queste due norme rende meno appetibile il rito abbreviato. In giurisprudenza si è detto che si potrebbe chiedere la sospensione del procedimento in attesa che l'ente imputato adempia a quella che sono appunto gli adempimenti di cui all'articolo 17 dello stesso decreto. Vi giuro che mi avvio alla conclusione, anche perché per le restanti norme che disciplinano il codice di procedura penale il rito abbreviato non si vedono, non ci sono sicuramente delle incompatibilità. Gli effetti premiali, come abbiamo visto, vanno ad incidere sulla misura interdittiva e sulla pena pecuniaria, tenendo presente, come ben sapete, che per la dequantificazione della pena pecuniaria il giudice deve compiere quella duplice operazione di individuare prima il numero delle quote e poi la quantità e poi il valore delle quote sulla base della capacità economica dell'ente. L'abbattimento premiale andrà ad incidere su quello che è il risultato di questa operazione. Vi ringrazio, mi scuso per essermi dilungato e porgo la parola alle colleghe. Grazie Paolo. Come avevamo anticipato, i temi sono attuali, ma sono altrettanto problematici, no? E il profilo processuale è quello che esalta più di tutti gli altri la nostra attività di avvocati penalisti. Anche perché poi fornisce quel contributo unico nell'applicazione dell'intero sistema. Io ho sempre rivendicato, anche con i dottori commercialisti,
l'importanza di una formazione sinergica tra avvocati e commercialisti proprio per focalizzare l'attenzione su questi, sui profili processuali e sostanziali, ma processuali in particolar modo, perché devo dire che sono poi molto significativi e molto importanti per esercitare nel modo migliore la difesa effettiva nel procedimento. Perché parliamoci chiaramente, sì, io posso conoscere tutta la 231 a memoria, però se non ho la percezione dell'evoluzione del procedimento, dei rischi, delle conseguenze che si possono avere da un punto di vista sostanziale nelle modalità di esercizio del mandato, il rischio per un'impresa diventa veramente enorme, perché la scelta sbagliata, no, di un rito alternativo, o comunque la non considerazione di alcuni dati utili per procedere in una determinata direzione, possono essere determinanti, e il piano, la ricaduta è gravissima, perché porta a delle conseguenze irreparabili non solo per l'impresa ma anche per tutti i dipendenti, per un mondo che lavora, che vive intorno a questa, alla società. E l'idea del rito alternativo è uno dei temi che maggiormente fa, come si suol dire, tremare le vene ai polsi nella scelta del difensore quando arriva il momento della richiesta di rinvio a giudizio e quindi dell'udienza preliminare. E come vedete, alla fine forse c'è stata un'eterogenesi dei fini rispetto alla ipotesi inizialmente immaginata dal legislatore nella prefigurazione di questa articolo 62, dove si distingueva tra impresa illecita, impresa lecita, e forse si immaginavano delle categorie molto più evidenti dal punto di vista della situazione concreta, no? Del compartimento, e quindi l'approccio processuale significativamente diverso tra l'impresa illecita e l'impresa lecita, o comunque che si poteva salvare, e da lì la biforcazione della scelta del rito, cosa che invece con il passare del tempo si è sempre più assottigliata in virtù della rilevanza della realizzazione del modello organizzativo e dell'efficacia del modello organizzativo. Probabilmente l'approccio più dinamico alla realizzazione del modello organizzativo riduce la radicalizzazione della differenza tra impresa lecita e impresa illecita, quindi poi viene affidato tutto al controllo del giudice, ad una valutazione prognostica del giudice che diventa veramente difficile da definire nel momento in cui si fa la scelta del rito alternativo. Tant'è vero che anche per la mia esperienza, io riti abbreviati per responsabilità di società non ne ho mai fatti, quindi ora non mi risulta che sia all'ordine del giorno statisticamente significativa la scelta di riti alternativi in casi di questo genere, per cui probabilmente è necessario anche qui andare l'applicazione, l'approfondimento e la revisione forse di alcuni riferimenti normativi consentirebbero magari una facilitazione nell'applicazione della norma e quindi nei percorsi attuativi, sempre in quello spirito che noi viviamo quotidianamente, che quest'idea dell'applicazione della normativa della 231 a macchia di leopardo nel nostro territorio, dove assistiamo a realtà dove parallelamente a procedimenti a carico di persone fisiche viene contestata la responsabilità amministrativa della società per fatti derivanti da reato in alcune realtà, mentre per gli stessi fatti in altre realtà non viene neanche presa in considerazione. Comunque, gli argomenti sono tanti e l'esigenza di discutere è altrettanto importante. Quindi do subito la parola a Silvia Francazzi, che ringrazio per aver accettato di partecipare e per proseguire nell'approfondimento sul tema. Grazie. Grazie all'Ordine degli Avvocati di Roma per avermi invitata a partecipare. E ovviamente.
anche all'ordine dei commercialisti. Spero che la mia spiegazione potrà essere coinvolgente, insomma, anche loro, e chiedo conferma a qualcuno che si vedano le slide che farò proiettare, diciamo, nel corso della mia esplicazione. Perfetto. Allora, in realtà non voglio essere tediosa e chiaramente andrò avanti rapidamente. Troverete comprese poi in queste slide che metterò a disposizione dei partecipanti alcune slide che ripetono degli aspetti che sono stati già in modo esemplare rappresentati dall'avvocato, quindi non mi ripeterò su questo. Quello che mi interessava però è innanzitutto, diciamo in chiave poi utile per la nostra, per questo confronto, soffermare l'attenzione su un aspetto che è già stato menzionato dall'avvocato, che proprio in incipit ha introdotto la sua dissertazione parlando, ponendo l'attenzione su come si tratti della delineazione di una sorta di un microcosmo processuale. E appunto io nella prima slide proprio ho voluto approcciare questo argomento andando pianamente, confrontandomi con le norme, no? E ponendo una riflessione iniziale, cioè ci troviamo di fronte ad una disciplina che è contenuta nel capo terzo del decreto rubricato procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative, contenuta, come ha detto l'avvocato, dagli articoli 34 e seguenti, che chiaramente è composto di 9 sezioni, ma voi comprendete si tratta all'incirca di 50 norme che ovviamente non possono riprodurre esattamente tutto quello che è impresso nel nostro codice di procedura penale. Però dobbiamo un po' interrogarci su quale sia la consistenza di questa previsione e appunto, come accennava l'avvocato, gli articoli 34 e 35 ci consentono di desumere, diciamo, il principio di specialità di questa disciplina processuale del decreto, perché vado proprio in modo, diciamo, pedissequo a ripetere la norma. L'articolo 34, disposizioni processuali applicabili per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo, nonché in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale, articolo 35, estensione della disciplina relativa all'imputato, all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili. Come correttamente l'avvocato anticipava, si tratta di una sorta di allusione sussidiaria, ciò significa che il legislatore, fondando questo microcosmo di norme processuali, le ha concepite sulla base di una ragione di specialità, no? Che poi approfondiremo, vedremo che cos'è. Chiaramente, nella misura in cui prevedi delle norme che sono dedicate al processo all'ente, questo significa che le stai informando a quello che ritieni essere più corretto all'ente rispetto a quello che dovresti fare per la persona fisica, altrimenti non avrebbe senso, no? Non avrebbe senso differenziare la disciplina. Ma allora che cosa significa in quanto compatibili? È possibile applicare all'ente degli istituti o delle specifiche processuali che non sono previsti dal decreto, ma si ritrovano nel codice di procedura penale? E cioè, andando indietro nelle varie sezioni, noi vediamo che la prima sezione è dedicata alle disposizioni generali, la seconda ai soggetti, alla giurisdizione, alla competenza, alle prove, alle misure cautelari, alle indagini preliminari, ai procedimenti speciali, appunto, che stava approfondendo l'avvocato, che sono l'abbreviato, il patteggiamento, le impugnazioni. Molti di questi istituti chiaramente godono anche di una disciplina processuale nel codice di procedura penale, ma che cosa significa il principio di specialità? Che cosa significa che il codice di procedura penale trova applicazione quando la norma è compatibile con il processo nei confronti dell'ente? Significa che se c'è un istituto che è menzionato dal codice di procedura penale e non è menzionato qui,
E questo è il fil rouge di questa nostra conversazione odierna, perché alla fine, diciamo, di questo intervento andremo ad esplodere una questione giurisprudenziale di particolare rilevanza che si è posta all'attenzione sia delle corti di merito che della Corte di Cassazione. Nel momento in cui non trovo menzionato nel novero di queste sezioni e di questi istituti, un istituto che invece è menzionato all'interno del codice di procedura penale, questo significa che io non posso applicarlo perché non lo trovo menzionato in questo novero, oppure significa che potrò applicarlo in quanto applicabile, in quanto compatibile sulla base di una valutazione di compatibilità? Vedremo, lasciamo in sospeso, diciamo, questo riferimento. Alle pagine 4, 5 e 6 vado veloce, ma si è già compiutamente soffermato l'avvocato, avevo svolto degli approfondimenti che però troverete per vostra utilità in temi di giurisdizione e competenza e di rappresentanza dell'ente che abbiamo già visto. Volevo però arrivare alla disciplina delle misure cautelari perché, per esempio, abbiamo visto che troviamo una specifica sezione dedicata alle misure cautelari e questo, francamente, ha senso. Ci siamo detti, ha senso che il legislatore abbia introdotto una specifica disciplina processuale dedicata all'ente nella misura in cui chiaramente questa disciplina abbia dei connotati, tenga conto delle differenze della persona giuridica rispetto alla persona fisica, cioè il codice penale e il codice di procedura penale chiaramente dispongono degli istituti e delle previsioni che sono informate sul principio di rieducazione della pena, sulla necessità anche di contenere la persona fisica. Se pensiamo agli articoli del codice di procedura penale che fanno riferimento alla ratio fondante, diciamo, delle misure cautelari, che tipologia di misure cautelari troviamo? Troviamo la misura custodiale in carcere, il contenimento nella domiciliare, il divieto d'allontanamento, il divieto di avvicinamento, pensate, no, ai reati di violenza sulle donne, l'ex coniuge che fa stalking o comunque che picchia la moglie, c'è un procedimento, questa esigenza cautelare di contenimento del soggetto per impedire che reiteri quel tipo di condotta può essere correttamente presidiato semplicemente disponendo il divieto di avvicinamento alla casa familiare, diciamo la casa dove è residente, dove risiede la sua, diciamo, l'ex moglie, che è il soggetto che ha subito le violenze, no? Ovviamente ha senso quindi che venga disposta tutta una disciplina specifica di misure cautelari per l'ente, perché è chiaro che nell'ente non si atteggia la ratio cautelare nello stesso modo rispetto a quanto avviene nella persona fisica. Negli articoli 45 e 54, che sono quelli che sono improntati a disciplinare la cautela, troviamo i presupposti applicativi di cui all'articolo 45, cioè la misura cautelare è erogata a fronte della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente, di fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, e vabbè, sin qui diciamo ci troviamo abbastanza con la parte nel codice di procedura penale dedicato alla persona, e poi tecnicamente per applicare la misura cautelare ci deve essere la richiesta motivata del pubblico ministero e la misura cautelare viene disposta sulla base di un'ordinanza del giudice. Ma la differenza, che appunto è ricognitiva rispetto a quello che vi annunciavo prima e su cui svolgeremo anche un focus in tema sanzionatorio, sono le tipologie delle misure cautelari, perché l'articolo 45 fa diretto riferimento alle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,2.
Questo appunto ci porta, visto che la lezione è anche riferita all'assetto sanzionatorio, ma ricordo perfettamente che anche nella lezione introduttiva, soprattutto nell'intervento del dottor Ravazzin, era stato svolto questa evidenziazione, diciamo, del rilievo economico, chiaramente, dell'imprinting patrimoniale chiaramente di questa disciplina, cioè le sanzioni, se guardiamo l'articolo 9 amministrative, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza. E il dottor Ravazzin aveva detto: è chiaro che la sanzione pecuniaria appunto è suscettibile di immediata valorizzazione economica, ma pensiamo alla gravità delle sanzioni interdittive, perché poi sono quelle che uccidono l'ente, nel senso che un ente, una società che svolge opere in appalto per la pubblica amministrazione, immaginate che cosa possa significare interdire, sospendere l'attività o interdire la possibilità di contatto con la pubblica amministrazione. Il comma 2 della norma riferisce: le sanzioni interdittive sono l'interdizione dall'esercizio dell'attività, significa che l'attività che è tua proprio di statuto non la puoi svolgere, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, quindi se ha commesso l'illecito un ente che però disponeva di licenze e concessioni per lo svolgimento della propria attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi, appunto come vi ho riportato nella slide. Quindi è chiaro che l'imprinting, perché questa differenza? Perché appunto non avrebbe senso informare il regime cautelare, come abbiamo detto, alle stesse regole rispetto a quelle che regolamentano la cautela nei confronti della persona fisica. Poi c'è l'articolo 46 che in qualche modo mutua dei concetti che sono cari al diritto penale, quello della specifica idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, ma soprattutto il principio di proporzionalità rispetto all'entità del fatto e alla sanzione in ipotesi applicabile, e cioè io non ti potrò praticare un'interdizione della tua attività nel caso di commissione di un reato, per quanto assolutamente illecito, ma comunque che non è di entità tale da giustificare un contenimento cautelare simile, cioè quella dell'interdizione, e si esplode questo concetto della proporzionalità mediante addirittura una specifica previsione, cioè è proprio l'articolo 46 che dice: in realtà l'interdizione la puoi applicare, proprio perché è la più grave, soltanto ove ogni altra misura risulti inadeguata rispetto al fine cautelare. Molto importante anche il divieto di applicazione congiunta, cioè io posso applicare unicamente una scelta cautelare. Degli altri elementi rilevanti, diciamo, del regime cautelare nei confronti dell'ente sono all'articolo 49 la sospendibilità su cauzione dell'applicazione della misura, che però deve essere connessa alla richiesta di effettuazione delle condotte riparatorie. Questo argomento, diciamo, della suscettibilità di condotte riparatorie lo riprenderemo poi in relazione a quello che ci siamo detti, cioè sulla base di questo focus giurisprudenziale che faremo. Chiaramente è molto importante la valorizzazione, come abbiamo visto, di condotte riparatorie, a cui è alluso anche l'avvocato Gemelli, di cui all'articolo 17, che sono il risarcimento, la messa a disposizione del profitto, la risoluzione da parte dell'ente delle proprie carenze organizzative. Perché? Perché chiaramente l'illecito, nel caso dell'ente,
vado a ritroso nelle spiegazioni delle lezioni su cose che sono state già dette dal punto di vista sostanziale, cioè l'ente si arricchisce, no, con la commissione dell'illecito rilevante sulla base del decreto, perché trae l'illecito è finalizzato al perseguimento di un interesse, al conseguimento di un vantaggio. Quindi è chiaro che nel momento in cui spiega delle condotte riparatorie, le medesime devono essere considerate. La possibilità di revoca o di sostituibilità della misura disposta dall'articolo 50 e soprattutto articolo 51, la durata massima di un anno della misura cautelare. Vado veloce sul sequestro preventivo e conservativo di quegli articoli 53 e 54, chiaramente, come dice la parola stessa che li definisce, nel caso della prevenzione quello che si mira è appunto al contenimento della possibilità di realizzazione di reati. Nel caso del sequestro conservativo, come abbiamo detto, attesa l'imprescindibile necessità di attaccare il patrimonio della società, mira all'impedimento della dispersione delle garanzie volte al pagamento della sanzione pecuniaria, mira ad evitare che l'ente all'esito del processo non sia capiente in modo tale da non poter rispondere a quanto deve per risanare la situazione di illiceità che ha creato. Ma su questi aspetti si soffermerà in modo più dettagliato l'avvocato che parlerà dopo di me. Ora, abbiamo fatto quella premessa sugli articoli 34 e 35 del decreto che facevano riferimento al principio di specialità. Abbiamo detto, ma questo che cosa significa? Che cosa significa la compatibilità? Ce lo dobbiamo chiedere, è una prateria di problematicità, chiaramente quella locuzione, però sicuramente in esito alla lettura delle disposizioni in termini di misura cautelare possiamo considerare che nel microcosmo di cui ha parlato l'avvocato Gemelli, processuale degli enti, sicuramente quello delle misure cautelari individua un microcosmo che è molto peculiare, che ha una ratio di differenziazione rispetto alla cautela riferita alla persona fisica, che ci fa comprendere come sia un sistema assolutamente solido, pur con magari dei punti di domanda che vedremo. Però appunto qui ho fatto riferimento all'articolo 274 del codice di procedura penale, non c'è il pericolo di fuga, no? Quindi è proprio per porre all'attenzione quanto ho già detto, cioè che ci sono delle differenze in termini di necessità cautelare. Il sistema cautelare di cui ha il decreto è un precipitato esemplificativo perfetto del principio di specialità, cioè si applica il regime cautelare previsto nel decreto. Il problema sorge, come abbiamo detto, quando ravvisiamo all'interno della disciplina propriamente penale, ad esempio come nel caso che stiamo per affrontare, quello del cosiddetto istituto della messa alla prova. In quel caso vengono in oggetto dubbi concernenti la compatibilità con la disciplina dettata al decreto. Nel caso delle misure cautelari è risolto questo problema perché troviamo una specifica disciplina. Caso della messa alla prova, rilevantissimo ultimamente, l'istituto della messa alla prova è disciplinato dall'articolo 168 bis del codice penale, che non è menzionato dal decreto. È applicabile questo istituto all'ente? Io procederei, a beneficio anche dei colleghi commercialisti, proprio ad una piana, semplice lettura della norma. L'articolo 168 bis del codice penale, rubricato sospensione del procedimento commesso alla prova dell'imputato, recita: nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può richiedere la sospensione commessa alla prova, cioè in determinate tipologie di reati, per determinate tipologie di reati, appunto quelli che hanno un certo
tipo di pena, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può richiedere la sospensione del processo, del procedimento, con messa alla prova. Che cosa significa? Che con l'attivazione di questa richiesta c'è. Va in stasi il procedimento, viene sospeso, viene messo alla prova la persona fisica attraverso un sistema di affidamento di lavori, servizi sociali, per cui appunto, come dice la parola stessa, la persona fisica viene messa alla prova per vedere se c'è un buon esito di questa soluzione lavorativa in cui lui deve mettere positivamente alla prova se stesso, e in esito a questa prova positivamente condotta, addirittura ci può essere, c'è l'estinzione del reato. Infatti, la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato. Volontariato di rilievo sociale, esempio tipico di messa alla prova. Salgo su un autobus ATAC e lo imbratto, ma dopo, nell'ambito del procedimento istruito nei miei confronti, voglio beneficiare della messa alla prova. Viene rivolta la richiesta, mi occupo di andare a pulire magari personalmente l'imbrattamento che ho fatto con lo spray perché sono un writer, e non lo so, magari ci aggiungo qualche altra misura che può dare buona prova di me. In esito, l'autobus sarà stato pulito, ho espletato positivamente il mio servizio civile, non so, mi mandano a pulire, poi chiaramente questa è tutta una cosa che deciderà l'autorità giudiziaria procedente, avrò dimostrato di essere una persona che ha dato buona prova di sé e non ricommetterebbe quel genere di azione. Questa è la messa alla prova. Che cosa significa? In altri termini, l'istituto della messa alla prova consente di accedere ad una fase processuale incidentale nella quale l'imputato è affidato ad un periodo di lavoro di pubblica utilità che, qualora svolto positivamente, è tale da fondare una prognosi di astensione dalla commissione di futuri reati e l'estinzione del reato, quindi è causa di estinzione del reato. Che cosa è successo qui? La messa alla prova, se non è specificamente richiamata dal decreto, è applicabile nei confronti dell'ente o non è applicabile? Come sempre la risposta è dipende, perché dipende chiaramente da quali argomentazioni si sono fronteggiate nel corso del tempo presso le corti, sia di merito che, come vedremo, in Cassazione presso la Suprema Corte. Infatti si sono fronteggiati diciamo, orientamento, ordinanze del Tribunale di Milano che ho segnalato all'interno della slide, che dal 2017 Bologna e il Tribunale di Spoleto nel 2021 hanno negato la possibilità di applicare questo istituto della messa alla prova nei confronti dell'ente, mentre un diverso orientamento, il Tribunale di Modena, il Tribunale di Bari, sia nel 2020 e del 2022, avevano ritenuto concepibile della messa alla prova nei confronti dell'ente. Ora, io suggerisco a chi non l'ha fatto, ai commercialisti, ove aveste curiosità, sicuramente agli avvocati, è una sentenza di sezioni unite penali, che ha deciso sul caso cosiddetto Società La Sportiva, la 14840 del 2023, che ha appunto determinato l'adesione alla tesi essenzialmente maggioritaria
giudiziaria dell'inapplicabilità dell'istituto. Chiaramente vi consiglio appunto di leggere la sentenza perché è artefice di molteplici spunti e di approfondimento, però mi pare che i due temi principali che sono stati visti come caposaldo dalle sezioni unite penali per ritenere inapplicabile l'istituto della messa alla prova all'ente è quella appunto del mancato richiamo espresso da parte del decreto, che però mi sentirei di dire non è così cruciale eventualmente, no? Perché abbiamo visto che normativamente l'articolo 34 e 35, che ci ha detto anche l'avvocato Gemelli, determinano un input di applicazione sussidiaria delle norme del codice di procedura penale anche a suffragio del procedimento nei confronti dell'ente. Ma soprattutto l'altro argomento, la Corte ha detto: ma alla fine la messa alla prova è contraddistinta da un elemento centrale, che è quello della finalità rieducativa, che è estranea all'animus, diciamo, del decreto legislativo 231, perché chiaramente con la messa alla prova la persona fisica dà buona prova di sé e quindi dà atto dell'effettuazione di un percorso rieducativo, per cui in fondo non è tanto necessario che mi applichi la pena, e è per quello che io già ti ho dimostrato abbastanza e non c'è bisogno che mi applichi una sanzione vera e propria, una pena, perché noi sappiamo che nel nostro ordinamento è alla pena che viene ricondotto la rieducazione del reo, però si ritiene che già con la messa alla prova sia sufficiente ad esplicare il raggiungimento di un risultato rieducativo. Sorpresa, con una recente ordinanza del 7 febbraio 2024, ma di cui in realtà si trova traccia molto più recente di quest'estate all'interno di alcuni siti, il Tribunale di Perugia, benché appunto come abbiamo visto il precedente pronunciamento sia stato reso a sezioni unite e quindi dovrebbe avere la valenza, no, dirimente rispetto ai due orientamenti profilati, ha invece ritenuto applicabile l'istituto al procedimento nei confronti dell'ente, in quanto allora si è messo, diciamo, un focus, l'accento sul fatto che comunque il lavoro di pubblica utilità ha natura di causa estintiva del reato. Quindi non è che stiamo ampliando la tipologia di trattamenti sanzionatori da infliggere all'ente, perché quello che facciamo applicando la messa alla prova all'ente è soltanto estendere il ventaglio di procedimenti speciali a sua disposizione. Con la messa alla prova si determina l'estinzione del reato presupposto e quindi dell'illecito amministrativo nei confronti dell'ente. E poi si è detto: ma l'applicazione dell'istituto della messa alla prova nei confronti dell'ente non comporterebbe neppure la violazione del principio di tassatività e riserva di legge, tenuto conto che il divieto di analogia in materia penale opera soltanto quando genera effetti sfavorevoli per l'imputato, e invece si tratta nel caso di specie di analogia in bonam partem. Ora, per i commercialisti, questo concetto. Allora, abbiamo visto, noi abbiamo un procedimento disciplinato in un certo modo nell'ambito del decreto nei confronti dell'ente. Seguendo questa impostazione di questa giurisprudenza di questo Tribunale di Perugia, il senso del ragionamento è questo: io sto applicando un istituto prelevandolo, diciamo, dalla materia tipicamente penale, ma non è che lo sto facendo a discapito del reo, cioè dell'ente, in questo caso della persona giuridica che è riguardata dal procedimento amministrativo dipendente da reato. Io lo sto facendo con un atteggiamento di analogia in bonam partem, cioè sto applicando analogicamente, si dice così, un istituto che è proprio di un altro comparto di disciplina, però a suffragio, cioè positivamente per l'utilità del soggetto
soggetto, in questo caso l'ente, che è sotto processo, non è un'applicazione cosiddetta in malam partem, come per esempio sarebbe ove io trasfondessi, trasportassi nel procedimento nei confronti dell'ente un istituto che determina un aggravamento, una possibilità sfavorevole, no? Di maggior gravosità del procedimento, riduzione delle possibilità benefiche, insomma, del procedimento nei confronti dell'ente. Io sto espandendo benevolmente, positivamente le possibilità dell'ente di risolvere positivamente il procedimento, quindi non c'è nemmeno la violazione del divieto di analogia in malam partem. Per escludere un'operazione di carattere analogico, peraltro, non si potrebbe, dice la Corte di Perugia, neppure far ricorso all'articolo 14 delle preleggi, che esclude l'applicazione analogica in presenza di leggi eccezionali, perché le cause di estinzione non hanno carattere eccezionale, cioè partendo dal presupposto che la messa alla prova determina l'estinzione del reato. La Corte dice che queste cause di estinzione del reato, no, le disposizioni che le prevedono, non hanno carattere eccezionale, quindi non sto violando nemmeno l'articolo 14 delle preleggi. E poi dice l'articolo 34 e 35 del decreto, rinviando espressamente appunto alle norme del codice di procedura penale e dalle disposizioni processuali relative all'imputato in quanto compatibili, fa sì che possa essere valorizzato, cioè è come se la Corte sta dicendo non devo nemmeno scomodare il principio di applicazione analogica, perché è lo stesso articolo 34 e 35 che mi sta dicendo che le disposizioni processuali tipiche del comparto penale, del codice di procedura penale, io le posso applicare e quindi mi devo porre l'applicazione, è compatibile l'articolo 168 bis e mentre come vi ho illustrato, il primo orientamento, quello della sentenza della società La Sportiva del 2023, si era molto focalizzata sulla finalità rieducativa, cioè tu diceva, ma tu l'ente non c'ha senso parlare di rieducazione, che invece è un po' la ratio fondante della messa alla prova nei confronti della persona fisica, perciò non puoi replicare questo istituto nei confronti della persona fisica. Invece, questa ordinanza del Tribunale di Perugia si sofferma su un altro elemento, non lo prende proprio in considerazione quello che aveva preso in considerazione le sezioni unite in precedenza. Dice: in realtà l'elemento centrale è il risarcimento della vittima. E quindi non si vede perché questo risarcimento, che è ugualmente procedibile dall'ente così come può essere procedibile da parte della persona fisica, non si vede perché non si può applicare. Ovviamente staremo a vedere la prossima battuta che segnerà questa evoluzione giurisprudenziale su un problema che sembrava essere stato risolto, ma che chiaramente non lo è, essendo stato nuovamente dibattuto da una corte di merito. Ovviamente resto a disposizione anche con una mail di richiesta per eventuali approfondimenti. Grazie molte. Grazie Silvia, grazie per il tuo intervento che è stato chiaro e poi ha messo il dito su questo ultimo tema della messa alla prova, che diventa veramente una specie di, vorrebbe essere una nuova frontiera, no? Per le società, per l'evoluzione del procedimento ai sensi della 231, ma che obiettivamente sconta quel deficit del legislatore, perché il legislatore purtroppo non è infrequente nelle modifiche legislative a pioggia, senza poi invece affrontare in modo sistemico tutti i procedimenti esistenti nel nostro ordinamento. È chiaro che avremo un'evoluzione, lo dico anche per i commercialisti, questa è una
momento sicuramente di dibattito, no? Si scontrano anime e ragioni diverse, spesso non legate ad una visione totalmente laica degli istituti, ma che cercano di trovare quell'equilibrio poi di applicazione della legge, perché un'apertura alla messa alla prova delle società impone anche una strutturazione degli uffici appositi per l'esecuzione di un sistema di questo tipo. Nello stesso tempo, dire che focalizzare l'attenzione sulla, come fa la Corte di Cassazione nella sentenza La Sportiva, esclusivamente sul fatto che non ci sia, che non sia prevista dalla legge, o che comunque la funzione rieducativa non si sovrappone ad una società, e devo dire trascura il principio fondamentale, che è quello della necessità di attribuire alla società, all'ente, un'opportunità di conclusione del procedimento previsto dalla legge come causa di non punibilità. Cioè, in quel caso una causa di non punibilità prevista nel nostro ordinamento di ordine generale non verrebbe applicata alla società, e questo è il punto. Per cui devo dire che io penso che con il passare del tempo si troverà un equilibrio, e poi avrebbe comunque una funzione deflattiva in un momento storico caratterizzato dalla esigenza di realizzare funzioni deflattive più possibile nei procedimenti penali, e obiettivamente diventa un sacrificio eccessivo quello di dare un'interpretazione miope dell'istituto della messa alla prova. A questo associamo anche quest'idea del percorso della giustizia riparativa, che oramai comincia a fare breccia nel nostro ordinamento, no? Quindi quello diventa un approccio di natura proprio culturale, e in quello spirito, ecco, l'esigenza di allargare diventa giorno dopo giorno più importante. E secondo me, se in futuro avremo una strutturazione favorevole dell'istituto, non potrà che essere una conquista positiva per il processo agli enti. Perché io certe volte penso sì al processo, ma penso anche alle misure cautelari come momento drammatico per le società, i sequestri, fenomeno che poi diventa definitivo per una società. Spesso quando si arriva alla sentenza assolutoria la società è già fallita, quindi insomma i problemi sono molto grossi e complicati. Adesso do la parola alla collega Federica D'Angelo per proseguire nel discorso su questi argomenti processuali. Grazie Federica, a te la parola. Buonasera a tutti, ringrazio anche io il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in particolare gli avvocati Comi e Conti, e il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, quindi il dottor Lavazzin, per avermi permesso di partecipare a questa iniziativa. È un corso di alta formazione, ritengo, avendo potuto ascoltare anche gli incontri, i contributi degli incontri precedenti, caratterizzata da un livello molto elevato, quindi spero di poter dare anche io il mio contributo a questa sessione che dedicata appunto alle questioni processuali, alle misure cautelari e alle sanzioni. Per questo intervento ho selezionato, diciamo, un paio di argomenti che ho ritenuto di interesse, condividendoli anche con i colleghi che mi hanno preceduto e che vi hanno fatto una panoramica molto ampia, molto dettagliata e chiara di tutto l'impianto normativo previsto da questo
Microcosmo 231 del 2001. Uno di questi argomenti che diciamo tratterò attiene fondamentalmente al rapporto tra la confisca e l'istituto del patteggiamento, così posso anche collegarmi all'intervento del collega Gemelli sui riti in ambito 231, e il secondo invece che analizzeremo un po' più specificatamente sull'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Subito vi dico che ovviamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è una misura cautelare reale prevista all'interno del decreto legislativo 231 ed è stata attenzionata sin dalla nascita, diciamo, sono stati istituti sia in dottrina che in giurisprudenza molto attenzionati ed analizzati, anche perché di fatto le misure cautelari reali sono state introdotte all'interno del decreto 231 in assenza di specifiche indicazioni nella legge delega che non li conteneva, quindi sono nati diciamo sotto una cattiva stella e sono stati sempre oggetto di approfondimenti e tematiche di vario tipo, di cui quella anche di cui parleremo oggi. Ovviamente il tema della legge delega è ormai superato perché sono stati inseriti, quindi sono a tutti gli effetti istituti dell'impianto normativo 231-2001. Partendo dalla confisca, invece dal primo argomento che vi dicevo avremmo trattato, che è un concetto che poi ci servirà anche per l'analisi del sequestro preventivo, sappiamo tutti appunto che all'interno del sistema 231 la confisca è un po' un istituto mutaforme, cioè è prevista in vari punti della struttura del decreto. In particolare, questa è una differenza anche collegandomi all'intervento dell'avvocato Francazzi che mi ha preceduto, quindi sulle diciamo compatibilità dei sistemi codicistico per le persone fisiche e 231 per gli enti, la confisca è prevista sia all'interno delle sanzioni in particolare, quindi come pena nell'articolo 9, sia come misura di sicurezza patrimoniale prevista nell'articolo 19 del decreto 231. L'articolo 19 in particolare ci dice che nei confronti dell'ente è sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che possa essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, quindi ammessa anche nel sistema 231 come nel sistema codicistico anche la confisca per equivalente. Ai sensi dell'articolo 9, invece, la confisca, come vi dicevo, costituisce proprio una sanzione amministrativa per l'ente. In particolare, il decreto stabilisce che la confisca del prezzo e del profitto del reato è una delle sanzioni proprio applicabili all'ente responsabile dell'illecito amministrativo dipendente dal reato. Qual è la finalità ovviamente di questa sanzione? Questa sanzione serve a privare l'ente dei benefici economici derivanti dal reato, impedendo appunto che l'ente possa trarre vantaggio dall'illecito, rafforzandosi così anche quella che è la funzione preventiva del decreto legislativo 231. Pertanto appunto la confisca assume una duplice valenza, è misura preventiva e di sicurezza perché impedisce l'uso futuro di beni legati al reato e sanzione amministrativa perché mira a colpire patrimonialmente l'ente facendo parte delle possibili sanzioni amministrative a carico dell'ente responsabile amministrativamente del reato presupposto commesso da un apicale. Questa duplice veste, come vi dicevo prima, non la ritroviamo invece all'interno dell'impianto codicistico, perché ai sensi del 240 del codice penale, che appunto disciplina l'istituto della confisca, la stessa è pensata esclusivamente come una misura di sicurezza patrimoniale che permette allo Stato di sottrarre dei beni derivanti da reato utilizzati per commetterlo e quindi serve da una parte a prevenire l'uso futuro di strumenti e beni criminali, dall'altro a evitare che l'autore del reato tragga profitto dai proventi illeciti. Nel caso della 231, tra l'altro, la confisca quindi si pone sempre come obbligatoria. Proprio attraverso questi spunti, diciamo, che vi ho dato appena adesso sulla struttura della confisca, volevo condividere con voi una recente sentenza che è intervenuta lo scorso luglio 2024, che ha toccato, secondo me, un tema importante che va tenuto presente, soprattutto in campo applicativo, ma serve anche, diciamo, da un punto di vista proprio organizzativo e sistematico. Il caso in particolare riguardava una società
che era stata accusata di un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 231 per un reato commesso dal suo legale rappresentante. Questo soggetto aveva in particolare ottenuto un finanziamento, mi sembra di circa 30.000 euro, che era ottenuto perché destinato al pagamento di fornitori dipendenti durante l'emergenza pandemica. Tuttavia questo denaro invece per queste esigenze fu utilizzato per acquistare un immobile. Da qui, diciamo, l'elevazione attraverso il reato presupposto previsto dall'articolo 24 anche dell'illecito amministrativo a carico dell'ente. La società, nel corso del giudizio, credo nella fase delle indagini preliminari o forse immediatamente dopo la conclusione delle stesse, ha optato per il rito del patteggiamento. Ha concordato quindi con il pubblico ministero la pena pecuniaria. Come diceva l'avvocato Gemelli, il procedimento speciale del patteggiamento è previsto all'articolo 63 e recita proprio applicazione della sanzione su richiesta. Questo è importante, la rubrica dell'articolo, perché ci torneremo proprio per il concetto che ci occorre ora. Secondo l'articolo 63 è ammessa l'applicazione all'ente della sanzione se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito, ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Ci sono poi varie eccezioni, ritorna anche per quanto riguarda l'istituto del patteggiamento il limite della sanzione interdittiva, quindi se poi è prevista una sanzione interdittiva in via definitiva c'è il rigetto della richiesta da parte del giudice, così come era per l'istituto del rito abbreviato, come ci ha rappresentato prima l'avvocato Gemelli. Tornando appunto all'oggetto di questa sentenza, poi vi dirò anche, stavo ricercando il numero ma ce l'ho, poi ve la darò, cercherò di ritrovarlo. Dicevamo che appunto aveva optato per il rito del patteggiamento e ha concordato con il PM la pena pecuniaria. Il GIP, che è stato chiamato a decidere sul patteggiamento, ha applicato la pena pecuniaria concordata dalle parti, ma ha autonomamente ordinato la confisca del profitto del reato, che in questo caso era pari all'importo del finanziamento, e le parti in punto di confisca non avevano concordato nulla, quindi non era stato oggetto dell'accordo. La Cassazione, che è stata chiamata, è intervenuta sul ricorso da parte dell'ente. In realtà sotto altri profili il ricorso era stato sollevato, ma diciamo si è posto un problema preliminare, ovvero stabilire se il profitto dell'illecito debba rientrare o meno nell'accordo tra le parti sulla sanzione. Partendo dal pacifico presupposto che la confisca in ambito 231 ha natura di sanzione, la Cassazione ha rilevato che in tema di accordo questo tema non risulta essere stato adeguatamente approfondito fino ad oggi. In particolare è interessante questa sentenza perché ripercorre un po' quelli che sono gli orientamenti e le interpretazioni riguardo all'applicabilità della confisca in caso di patteggiamento ex articolo 63, enucleando, diciamo, rappresentando tre tesi. Una tesi restrittiva, che dice la confisca non si applica perché la norma prevede soltanto sanzioni pecuniarie interdittive e la confisca potrebbe seguire soltanto una sentenza di condanna, quindi diciamo sarebbe esclusa a prioristicamente dal patteggiamento. Una tesi estensiva, che invece sostiene che la confisca, essendo obbligatoria, paragonabile a una condanna, debba essere sempre inclusa e determinata dal giudice, quindi senza possibilità di negoziazione, in adesione, diciamo, a quello che in questo caso avrebbe fatto il GIP, che l'ha applicata motu proprio. E poi una tesi intermedia, che ritiene che la confisca sia una sanzione principale che va inclusa nell'accordo di patteggiamento, lasciando poi al giudice, come in caso della sanzione pecuniaria, il potere di rigettare l'accordo se lo ritiene inadeguato. La sentenza di fatto è importante e aderisce a questa tesi intermedia, cioè conclude dicendo: data la natura di sanzione principale della confisca, questa deve necessariamente essere compresa nel patteggiamento insieme a tutte le altre sanzioni applicabili senza esclusione. E qui torna il motivo per cui vi ho letto la rubrica della norma, perché appunto recita applicazione della sanzione su richiesta, e quindi a livello sistematico il concetto di sanzione deve necessariamente, secondo questa interpretazione giurisprudenziale, riguardare tutte le tipologie di pene in concreto irrogabili in relazione all'illecito oggetto di patteggiamento, e quindi la Cassazione esclude che vi siano ragioni di ordine giuridico che possano portare a escludere la confisca sull'accordo delle parti.
Quindi nella confisca ex articolo 9 e 19, in considerazione della natura obbligatoria, le parti non potranno concordarne l'esclusione, se non nei casi in cui si ritenga che l'illecito non ha prodotto alcun profitto, ma dovrà sempre rientrare nell'oggetto dell'accordo la quantificazione, perché appunto bisogna sottoporre al giudice una proposta di accordo tra le parti che copra l'intero trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 9. A questo punto, se il giudice rileva che le parti hanno omesso la confisca o hanno stabilito un ammontare inadeguato, deve rigettare l'accordo, perché a questo punto risulterebbe incompleto. E quindi la sanzione, nel concetto di sanzione, va considerato questa omnicomprensività, senza potersi differenziare tra tipologie di sanzione. Quindi, sebbene la confisca non sia riducibile per il rito scelto, il suo inserimento è comunque necessario e sempre concordabile. Diciamo che l'obiezione principale che si era mossa a questa, che si muove a questa interpretazione giurisprudenziale, sia proprio il concetto di obbligatorietà della confisca, perché dovrebbe spettare al giudice, proprio perché è obbligatoria la sua applicazione, perché l'obbligatorietà escluderebbe la negoziabilità. Però tuttavia tutte le sanzioni sono obbligatorie poi di fatto, e quindi attraverso questo concetto di omnicomprensione della sanzione, questa sentenza fa un'inversione di tendenza o comunque non tanto un'inversione di tendenza, cioè va a limare quelle che sono le interpretazioni che si sono succedute nel tempo, e quindi invita a aderire a questa soluzione, diciamo, intermedia, che prevede la negoziabilità anche della confisca pena il rigetto del patteggiamento, perché a quel punto sarebbe precluso al giudice il potere di intervenire nell'ambito dell'accordo che non prevede la confisca, cioè non potrebbe autonomamente impostare questo tipo di sanzione. La Cassazione ovviamente evidenzia qual è poi il criterio di determinazione, perché chiaramente mentre le sanzioni pecuniarie interdittive vengono determinate secondo i criteri dell'articolo 11, la confisca viene stabilita invece in base al profitto o prezzo dell'illecito, quindi diciamo nel quantum non è discrezionale, ma è sempre collegata al profitto e al prezzo dell'illecito, però richiede comunque una valutazione concreta, anche perché appunto, come si diceva, la norma prevede anche che è confiscabile ciò che non è stato già restituito alla vittima, quindi comunque un ambito di valutazione rimane sempre. Quindi vi invito comunque a leggere anche questa sentenza, perché apre comunque un importante scenario proprio sul rito del patteggiamento. Il concetto di confisca, come vi dicevo nelle premesse, rientra anche nell'ambito dell'altro argomento che ho selezionato per questo incontro, e che è quello del sequestro preventivo ai fini appunto della confisca. Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale che è prevista dall'articolo 53, che dice: il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Come mi hanno preceduto i colleghi, le misure cautelari in generale sono previste dalla sezione quarta, gli articoli 45 e seguenti, e ricalcano bene o male, con ovvie e sensibili differenze, il sistema processuale codicistico previsto per le persone fisiche. Anche in questo caso, come nel sistema processuale codicistico, l'esigenza di apprestare un sistema di cautele con riferimento all'illecito imputabile alla persona giuridica obbedisce a un duplice scopo: da un lato si paralizza o si riduce l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività può aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, oppure può evitare, diciamo, risponde allo scopo di evitare la dispersione delle garanzie e delle obbligazioni civili derivanti da reato. Nella normativa 231, come ci dicevano anche i colleghi che mi hanno preceduto, troviamo due tipi di misure cautelari: quelle interdittive, che rispondono all'esigenza appunto di fermare, ridurre e controllare l'attività dell'ente, e le misure cautelari reali, che invece sono dirette a paralizzare il protrarsi del reato o a evitare la dispersione delle garanzie civilistiche. Possiamo già dire che il sequestro preventivo nell'ambito 231 è abbastanza assimilabile, proprio perché finalizzato alla confisca, quindi orientato verso la confisca, si declina con una funzione essenzialmente conservativa del patrimonio dell'ente, abbastanza paragonabile, con una ratio, diciamo, molto simile a quella del sequestro conservativo.
Quanto invece alle misure cautelari interdittive, soltanto un accenno, perché poi se no ci dilunghiamo eccessivamente, mi piaceva soltanto ricordare che ovviamente all'interno della normativa è stato inserito, diciamo, è stato necessario da parte del legislatore introdurre delle eccezioni alle disposizioni del regime ordinario delle cautele interdittive, laddove non il sistema, diciamo, risultava inadeguato rispetto alla peculiare natura degli enti interessati e dell'attività da questi svolta. In particolare, senza che ripetiamo quali sono le misure interdittive, laddove applicate, queste potrebbero per esempio arrecare dei danni a soggetti terzi meritevoli di tutela, per esempio pensiamo ai correntisti, i piccoli risparmiatori, i clienti delle assicurazioni. In questo modo, per esempio, per quanto riguarda le misure interdittive, cautelari interdittive, c'è una particolare normativa quando il soggetto giuridico è per esempio un istituto di credito o un'assicurazione, oppure quando svolge servizi essenziali. Nel caso per esempio dell'istituto di credito, non è possibile il commissariamento, che è l'alternativa, diciamo, alla misura interdittiva che serve a garantire la prosecuzione dell'attività aziendale, mentre invece è previsto il commissariamento laddove la paralisi aziendale potrebbe impattare su servizi essenziali. Per esempio, possiamo fare l'esempio anche di un'azienda che si occupa della raccolta di rifiuti, che ovviamente non si può interrompere. Tornando invece alle misure cautelari reali e con il focus, come vi dicevo, sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca, torniamo sul punto che il sequestro preventivo è possibile e ha oggetto le cose di cui è consentita la confisca, quindi prezzo o profitto del reato anche per equivalente. Adesso potremmo, sul concetto di profitto, bisognerebbe approfondire moltissimo, in quanto purtroppo il concetto non è stato esattamente declinato ed esplicitato dal legislatore e ha posto diversi interrogativi. Secondo la Cassazione, diciamo, l'orientamento più accreditato, il concetto di profitto copre il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito, senza che possano essere, per esempio, sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato. In dottrina e in giurisprudenza, questo penso che interessi anche i commercialisti, in particolare, si è molto dibattuto tra il concetto di profitto lordo e profitto netto, così come tra il concetto di prodotto derivante da un'attività totalmente illecita, invece che da un'attività parzialmente lecita. Diciamo che mentre la giurisprudenza penale si è abbastanza stabilizzata sul concetto di attività lecita e attività parzialmente lecita, quindi è sequestrabile tutto ciò che viene da una attività completamente illecita, non è totalmente sequestrabile quello che viene da un'attività parzialmente lecita. Sul concetto invece di profitto lordo e profitto netto, ancora non, diciamo, non si è varcata la soglia da parte della giurisprudenza di Cassazione, che appunto ritiene che nel costo che non possa essere sottratto dal profitto il costo generato dalla commissione del reato. L'aspetto, diciamo, che mi preme in questa sede sottolineare è in realtà quello legato al grado di accertamento per l'emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, cioè che cosa deve sussistere in capo all'azienda affinché ci sia l'anticipazione di una questa anticipazione di misura ablatoria che comunque ha degli effetti assolutamente impattanti e dirimenti sulla vita della società. Diciamo che l'orientamento della giurisprudenza si è nel tempo focalizzato sia su diciamo, il fumus commissi delitti, quindi su la necessità di valutare il presupposto fondante del sequestro, sia poi sul periculum in mora. Per quanto riguarda il fumus commissi delitti, mutuando, diciamo, dalla giurisprudenza dell'articolo 321, si è ritenuto, si ritiene, la giurisprudenza attuale è quella che propone un orientamento restrittivo che, a mio parere, comunque si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di non colpevolezza di cui ci diceva anche l'avvocato Francazzi nell'intervento precedente, perché nel 2012 questa questione fu affrontata dalla Cassazione. La Cassazione disse: guardate che anche per l'ente, per l'applicabilità del sequestro
sequestro preventivo. Noi dobbiamo allargare questa dimensione e dobbiamo valutare come se sussistessero i gravi indizi di responsabilità, che sono notoriamente riservati alle misure cautelari personali, non alle misure cautelari reali. Perché? Perché dice nell'impianto 231 è indispensabile dimostrare un fumus delitti allargato, ovvero la presenza di indizi gravi di responsabilità, proprio perché la misura cautelare serve ad anticipare la confisca dei profitti e quindi richiede una valutazione che sia più rigorosa. Purtroppo, come vi dicevo, questo orientamento è stato accantonato dal punto di vista del fumus e l'orientamento attuale è quello appunto restrittivo che prevede che fini di una valida adozione del sequestro preventivo non sia necessaria la prova in ordine alla sussistenza di indizi di colpevolezza né bisogna valutare la loro gravità. Questo però orientamento è stato di recente, e questo volevo condividere con voi in questo intervento perché è una sentenza recente del luglio scorso, la numero 14047 del 2024, è stato invece ripreso sul concetto del periculum in mora, ovvero la Corte di Cassazione dice vi è necessità che ci sia una motivazione precisa e adeguata sull'esigenza cautelare, cioè su il fatto che il bene che io vado ad apprendere sia diciamo veramente il profitto, veramente il prezzo di un reato. Inizialmente, infatti, cioè inizialmente fino a questa pronuncia in realtà del 2024, i giudici della cautela avevano sempre ritenuto sufficiente valutare la mera confiscabilità del bene sul presupposto della natura obbligatoria della confisca, ex articolo 19, con la conseguente esclusione della necessità di vagliare questo periculum in mora. La Cassazione invece dice no, attenzione, proprio l'impianto specialistico della 231 ci impone un accertamento molto più rigoroso, ha rimarcato e sottolineato l'assoluta esigenza che venga fornita adeguata motivazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari. Di fatto, con questa sentenza c'è un'estensione dei principi che erano stati previsti per le persone fisiche e contrasta con l'orientamento fino ad oggi dominante che richiedeva uno standard di accertamento molto inferiore, appunto limitato alla confiscabilità del bene sotto il profilo della sua dispersione e in ragione della mera capienza o non capienza patrimoniale della società. Quindi mentre fino a luglio diciamo del 2024 le esigenze cautelari erano in re ipsa nel concetto di profitto di reato, la Cassazione, mutuando quella giurisprudenza che si era formata inizialmente ed è rimasta isolata sui gravi indizi di colpevolezza, ha invece diciamo riproposto questa argomentazione, questa necessità di motivazione stringente sul periculum in mora nell'adozione del decreto di sequestro preventivo. E questo perché, torniamo al discorso originario, perché la confisca non è una misura accessoria nell'impianto 231, ma è qualificata come sanzione ai sensi dell'articolo 9, quindi di fatto il sequestro finalizzato alla confisca si traduce in una vera e propria anticipazione del trattamento sanzionatorio, prima ancora quindi che venga alla luce l'accertamento definitivo della responsabilità dell'ente. E quindi questa necessità di motivare il sequestro preventivo non può limitarsi al concetto di confiscabilità del bene, ma appunto deve rendere conto delle ragioni per le quali i beni suscettibili di apprensione potrebbero nelle more del giudizio essere dispersi, deteriorati, alienati, e quindi diventa una motivazione essenziale per rispettare proprio il diritto dell'ente e garantisce al contempo questa interpretazione una tutela tra la continuità imprenditoriale e la tutela dell'interesse pubblico, perché tutto il sistema 231 poi alla fine è improntato e incentrato sulla salvaguardia della continuità imprenditoriale e quindi prevedere l'adozione di un provvedimento ablativo imponente come quello che è il sequestro preventivo senza un'adeguata motivazione, quantomeno sul periculum in mora, sarebbe in contrasto con questo principio della continuità imprenditoriale. Quindi
Addirittura la Cassazione dice è maggiore l'onere proprio per questo, per questa ragione dell'oggetto, cioè della finalità della confisca che si pone come sanzione. L'attenzione deve essere maggiore nell'impianto 231 rispetto al decreto di sequestro preventivo 321. E questo anche perché l'impianto 231 ha bisogno di una garanzia, diciamo, rafforzata in punto di accertamento sia dei gravi indizi sia del pericolum in mora, e quindi non si può avallare una lettura dell'istituto finalizzato all'adozione di un sequestro finalizzato alla confisca inteso come strumento potenzialmente idoneo sia a esautorare l'ente dall'utilizzo di gran parte del proprio patrimonio sia di impedire l'accesso poi al composito sistema di misure riparatorie in assenza di qualsiasi verifica del pericolum in mora, perché questo concetto si porrebbe in contrasto anche con l'impianto di cui ci accennavano i colleghi in precedenza, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 231. Di conseguenza, questo orientamento della Corte di Cassazione in materia di motivazione del pericolum in mora del decreto di sequestro preventivo, secondo me va vista con molto favore. È una sentenza, diciamo, rassicurante, che io mi auguro che possa trovare ampio spazio nei provvedimenti ablativi delle autorità in ambito 231, e che appunto non ci troveremo più di fronte a un accertamento limitato, a un'indagine limitata alla mera confiscabilità del bene, ma che appunto ci sia una motivazione che coinvolga l'esistenza di elementi sintomatici di impossibilità futura di procedere a confisca, nonché indici qualificatori di condotte elusive dirette al depauperamento delle garanzie patrimoniali. E diciamo che l'augurio è che questa, anche attraverso questa pronuncia, si riprenda quell'orientamento isolato di cui vi dicevo del 2012 anche sul fumus commissi delitti, proprio per la natura diversa dell'istituto della confisca e i suoi effetti cui è preposto il sequestro in ambito 231. Vi ringrazio e cedo di nuovo la parola all'avvocato Comi. Il microfono, Vincenzo. Ecco, grazie Federica. Hai messo il dito su un argomento particolarmente scottante, perché è il pericolo del sequestro a fini di confisca di un ente, di una società, prima del giudizio, è una delle preoccupazioni e delle ansie che caratterizza l'intera struttura del modello dell'ordinamento, del microordinamento 231. Devo dire sinceramente che io questa sentenza della Cassazione che doveva intervenire per spiegare queste prerogative, queste caratteristiche e creare un perimetro così chiaro e fermo, non si doveva neanche sentire l'esigenza, no, di un'interpretazione di questo tipo, nel momento in cui è sufficiente avere un po' di buon senso per comprendere la differenza che c'è tra una misura cautelare personale e una misura cautelare reale nei confronti del procedimento penale a carico di persone fisiche, rispetto invece ad una misura cautelare reale nei confronti di una persona giuridica, dove chiaramente è vero che la finalità è quella della salvaguardia della continuità imprenditoriale, però è anche vero che gli effetti di una misura cautelare sono rilevanti non soltanto nei confronti del soggetto agente e imputato, ma nei confronti di un numero elevatissimo di soggetti terzi che devono essere necessariamente tutelati, laddove comunque noi abbiamo la previsione che la costituzione dell'ente nel procedimento penale avvenga con un soggetto diverso rispetto alla persona sottoposta alle indagini, qualora fosse il rappresentante. Quindi devo dire francamente è un caposaldo del micro ordinamento 231, l'idea che non si può pregiudicare
l'ente per una responsabilità dell'amministratore o del soggetto apicale quando ci siano delle condizioni per salvaguardare la continuità imprenditoriale. Però purtroppo il fenomeno, il diritto vivente e l'interpretazione della giurisprudenza ha portato ad alcuni esempi terribili, alcuni esempi che hanno pregiudicato l'ente prima della sentenza definitiva, e se a questo aggiungiamo anche il fenomeno della irragionevole durata del processo, le conseguenze sono totalmente disastrose. Ovviamente contro i provvedimenti cautelari sono previsti dei mezzi di impugnazione, no? Quindi la decisione a cui faceva riferimento Federica è all'esito di un procedimento cautelare relativo alla società, per cui non esistono gli strumenti di controllo, del riesame, la possibilità di avere delle istanze di revoca della misura. Quindi nel caso in cui dovesse essere applicata una misura cautelare nell'ambito di un procedimento, nella fase genetica del procedimento ai sensi della 231, è chiaro che ci sono anche degli strumenti che consentono una forma di controllo, e in quel caso, grazie a questa interpretazione della decisione della Cassazione citata dall'avvocato D'Angelo, sarà possibile riallineare la situazione della società, quindi eventualmente consentendo una revoca della misura e la garanzia della continuità dell'ente separata rispetto al procedimento penale per il che continua nel suo percorso. Abbiamo esaurito gli interventi di oggi. A me non resta ora che noi siamo perfettamente in orario, sono le 17:01. A me non resta che ringraziarvi, ma ringraziarvi in modo sentito. Non è un ringraziamento di forma, è un ringraziamento perché oggi tutti noi che abbiamo partecipato a questo evento ci siamo arricchiti, abbiamo avuto degli interessanti spunti di riflessione su un argomento che andrà verso un suo inevitabile sviluppo da un punto di vista dell'applicazione, e avrà un suo sviluppo da un punto di vista professionale per avvocati e per commercialisti. E ribadisco sempre il concetto che ci ha portato a organizzare questo corso di alta formazione: la sinergia tra avvocati e commercialisti, perché nessuno può fare a meno dell'altro in questi procedimenti, ma per lavorare bene, per realizzare un obiettivo migliore nella difesa dei diritti, è necessario che noi riusciamo a raggiungere uno standard minimo di cultura comune nell'approccio a questo modello di procedimento penale nei confronti degli enti. E il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati oramai ha avviato questo percorso che ritengo sia virtuoso, perché ci consente di interfacciarci e crescere nella reciproca formazione e aggiornamento professionale. Quindi vi ringrazio ancora. E se posso intervenire solo un secondo per anch'io portare ringraziamenti. Ti avevo già visto, Carlo, ti avevo già visto e stavo per darti la parola. Grazie, Vincenzo. Adesso, ho visto che è collegato il dottor Ravazzini, allora gli do la parola per le conclusioni. No, io volevo anch'io ringraziare tutti i presenti, perché sono temi chiaramente per noi non agevoli, perché noi ci occupiamo normalmente di altro, no? In questa normativa, però l'interesse è massimo, perché poi anche quando andiamo poi nell'operatività, alla costruzione dei modelli organizzativi o alla attività di vigilanza che portiamo avanti nei vari organismi, bisogna sempre tener conto di queste fattispecie, soprattutto sanzionatorie, e l'importanza è anche andare ad inserire all'interno dei modelli organizzativi, come forma di prevenzione,
queste cautele in maniera corretta, anche per avere poi la possibilità in una teorica difesa davanti al pubblico ministero, avere anche la capacità di andare a dimostrare che queste fattispecie, soprattutto sanzionatorie e quindi diciamo di conseguenza l'adozione di un adeguato apparato sanzionatorio anche nei confronti all'interno del modello dei soggetti apicali piuttosto che dei dipendenti, è sintomo anche di attenzione e di tutela dell'azienda. Quindi queste indicazioni che voi avete fornito secondo me sono molto utili per noi anche quando andiamo proprio nell'operatività a redigere il modello organizzativo e necessariamente a introdurre dei sistemi di tutela che siano quanto più utili all'azienda e quanto più costruiti poi adeguatamente nel profilo dell'azienda stessa. Quindi veramente grazie, perché giornata di particolare arricchimento anche per noi commercialisti. Cioè, il prossimo incontro quand'è? Allora, il prossimo incontro è adesso te lo dico subito, è il allora, il prossimo incontro che abbiamo è l'11 novembre 2024, in cui tratteremo dei reati societari e tributari e chiaramente anche delle misure di prevenzione ad essi collegate. Quindi ci sarà il professor Dinnella, lato commercialisti, che tratterà un po' in maniera generale delle fattispecie dei reati societari e tributari, e poi ci saranno gli avvocati Giuseppe Belcastro e Clara Veneto, che tratteranno un po' degli aspetti più processuali e delle misure di prevenzione. Allora ci diamo appuntamento all'11 novembre. Grazie a tutti. Perfetto, buona grazie serata. A voi. Ciao. Grazie a voi.